Amici bellini, dato che è il martedì dell'ansia, perché comincia già da adesso, mi dovete concedere il doppio video, che poi è praticamente triplo, perché questo qui, dove facciamo Paolo Del Genio, Fiorentina, Gabe, quindi facciamo una cosa completa. Dopodiché io tra un'ora devo postare quello per Gattuso e mi rendo conto che debba essere assolutamente isolato, scevro da tutte le logiche di risultato e di campionato. Assolutamente è un video per Gattuso, punto, non conta niente qual è la partita, i video senza tempo. Quindi godetevi l'intervento su Telea con l'ottimo Paolo Del Genio, che ve lo dico a fare, dopodiché alla fine Gabe, dopodiché alla fine ci spostiamo anche da Gabe, non so a che ora lo riposterà, una chiacchierata lunghissima, e poi può essere pure che andiamo live, perché che ne sai, su una di queste piattaforme. Iscrivetevi al canale Telegram, altrimenti non lo saprete mai. Instagram, quella Switch. Boh, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. L'amico che abbiamo in linea da New York, anche lui fa trasmissioni. Tu fai la scaletta, Valerio. Pronto? Io ho un tacchino che ogni tanto mi preparo, ma molto spesso non la seguo. Ah, ecco, bravo. E quindi, buonasera a tutti. Quale domanda per prima? No, ma Valerio fare? Le fa le trasmissioni, fa le domande, riceve le domande. È quasi un collega, anche se non è la tua professione, per passione. Assolutamente, per passione. Non mi permetto. No, per passione, permetto. Per passione sicuramente. Niente, volevo una degli spunti che volevo lanciarvi è la... Gli spunti, complimenti per la dizione. La conferenza che ha tenuto Commisso. Ah, interessante. Sono state praticamente 1 ora e 48 di attacchi continuati alla stampa di Firenze, dove lui fa pure un passaggio, dice, ma i due giornali concorrenti perché non si criticano tra di loro? E il giornalista poi risponde, ma noi non ci critichiamo tra di loro, e il Commisso ride. Allora io vorrei lanciare anche uno spunto a Gattuso. Sei convinto di andare lì dove l'ambiente non è che è più tiepido, anzi mi sembra caldo così. Guarda, magari ti può piacere che Commisso parli molto contro la stampa, però non lo so se è un ambiente migliore. Aspetta, facciamo così, Valerio, visto che hai introdotto un argomento da, non è una domanda, ma è un argomento da dibattito, coinvolgo pure Sabrina, sì. Antonio, dico sì. Velocemente la mia. Innanzi... Mi puoi raccontare cosa sì, un po' l'attacco alla stampa, poi dopo, sì. Quando vai nel dettaglio, l'attacco alla stampa, io ho una valutazione che è particolare. Cioè non entro nel merito, perché che ne so dei fatti della Fiorentina, dei giornali di Firenze, ecco. Quindi non entro nel merito. La mia valutazione vale per tutti. Quando i dirigenti, gli allenatori delle squadre di calcio si applicano troppo su quello che dicono i giornalisti, sbagliano secondo me. Devono volare più alto. Secondo me non devono scendere in queste battaglie. Perché oggi come oggi, con i social, non c'è nessuno che è esente da critiche. E quindi tu, se vuoi attaccare dei giornalisti, dei giornali, li fai diventare gli idoli di quelli che non ti vedono di buon occhio, gli fai un favore, li fai diventare protagonisti, mentre noi giornalisti, protagonisti, in piccola parte siamo, ma non certamente paragonabile a un presidente, a un allenatore. Quindi, cari presidenti e cari allenatori, la comunicazione è cambiata, non potete avere come una volta che c'erano 3-4 giornalisti, diventavate amici e tutto a posto. Mo qualcuno che vi attaccherà, lo trovate sempre, quindi state tranquilli e non replicate. Questa è la mia posizione, Sabrina. Innanzitutto sono d'accordo. Perdono tempo. E poi penso che Commisso debba anche capire come è andata la stagione della Fiorentina, cioè è difficile trovare la stampa, non d'accordo, ma una stampa non critica nei confronti di una squadra che era partita con un presupposto diverso. Per gli stessi proclami che Commisso ha fatto attraverso la stessa stampa, lui ha promesso mare e monti, forse questo è il più grande errore, anche perché lo fa in una città grande e importante. E che da anni aspetta. Quindi, esatto, che rinascita. Ti aspetta. Quindi penso che insomma rimproverare la stampa sia molto facile, piuttosto avrebbe dovuto fare un'autocritica un po' più profonda a partire dai continui cambi di fronte sugli allenatori, sulle gerarchie della squadra, perché l'organico non è per niente male. Ma tra l'altro oggi lo esalta Antonio, sì. Fa i complimenti a Iachini. Dice fategli una statua, però intanto lui lo esonera e andrà via di nuovo probabilmente. Ma infatti lo esonera, cioè, di nuovo, dico. Ecco, appunto. Lo caccia di nuovo, non rinnova di nuovo. No, infatti è stata grottesca, insomma, veramente particolare. Un personaggio che chiaramente conferma di conoscere poco o nulla
del mondo del calcio. Vediamo, questo è un titolo, insomma, lui dice sull'allenatore è uno che vince, già questo, per quanto Gattuso possa aver vinto in carriera, presentarlo come uno che vince. Frase, poi, noi ne sappiamo qualche cosa. No, ma questo è solo un esempio. Poi, il problema è la stampa. Non penso che prenderà un allenatore che ha vinto la Champions. Ne abbiamo presi quelli che hanno vinto la Champions. Lui si riferisce a Gattuso, vincente per la sua carriera da calciatore. Poi racchiude tutta la stampa, dice: voi mi avete fatto cacciare Iachini perché io ho ascoltato voi. Se così fosse, l'errore è ancora suo. Non si dice, di debolezza. Valerio, sei? Il passaggio fondamentale è proprio quello che dice Antonio, perché lui si giustifica dell'esonero di Iachini, dice: la stampa me l'ha fatto esonerare, e così non si fa. Ma poi un giornalista gli ha chiesto: scusa, ma se tu gli vuoi fare la statua e gli fai tutti questi complimenti, ma allora perché non lo confermi? Infatti, questo e lui ha detto: mi stai prendendo in giro, non lo so. Perché poi in base a quello che lui diceva sono arrivate altre domande, è stato veramente una cosa cinematografica. Andiamo a Napoli, Valerio. Sì, Napoli, allora la Fiorentina, mi voglio concentrare. Oddio, però riguarda anche il Napoli, perché veramente si è parlato di tutto tranne che di calcio lì. Sì, indirettamente. Non c'è una notizia neanche sulla formazione. Riguarda il Napoli indirettamente da tanti punti di vista, non solo perché dopo domani si gioca Fiorentina-Napoli, ma anche perché Gattuso forse va a Firenze. Però quello che tu dicevi, Vale. E però per quanto possano essere una piazza peggio di noi da un certo punto di vista, in questo momento Gioco Forza hanno pretese minori rispetto a noi, cioè loro, se lui va in Europa League gliela fanno veramente la statua dopo gli ultimi anni, quindi gli obiettivi saranno meno forti, però anche l'organico sarà meno forte, ovviamente. Questo qui pare senza dubbio. Poi ci deve sempre spiegare, commisso, perché ha regalato Chiesa alla Juventus, perché 2 milioni di prestito più 8 milioni, e poi si vedranno questi 40 al terzo anno. Quindi proprio a livello proprio economico non funziona questo discorso qua. Ma parlando di campo, perché mi piace, vorrei non fare retropensieri, ne ho fatti troppi in questi giorni di retropensieri. Fiorentina 3-5-2 come l'Udinese, secondo voi possiamo bissare il piano di gara con Fabiano un po' più basso e magari Demme in zona Bakayoko più alto? Ma Napoli sicuramente avrà il pallino, perché ho visto la Fiorentina, tranne un po' con la Juventus che era in grande difficoltà, ma anche con la Lazio nel primo tempo una Fiorentina completamente rinunciataria, poi ha trovato il gol, ma la Lazio aveva giocato meglio, aveva tenuto nettamente il pallino tra le mani, quindi immagino che col Napoli venga fuori una partita simile. Loro poi non è che iniziano molto dal basso, loro vanno direttamente sulle punte, poi sulla seconda palla, qualche volta la giocano diretta su Ribéry, qualche volta diretta lunga su Vlahovic, però non è un calcio di grande possesso e di grande fraseggio. Mi sembra che una delle squadre che costruisca meno occasioni addirittura in campionato, no Antonio? Sì, poi lo mostriamo, poi per lo possesso palla è quintultimo. Vedi. E va bene, quindi aspettiamoci questa palla lunga su Vlahovic con Ribéry che gli gira intorno. E sì, dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare alti, aggressivi, attenti, recuperare i palloni, quando iniziano da dietro qualche errore lo commettono, dobbiamo fare la nostra partita in grande sicurezza. Poi è difficile sbilanciarsi, perché conosciamo la Fiorentina, però essendo salva magari cambia qualcosa, pure per questo non mi sono soffermato più di tanto a livello tattico, per la gioia di Emanuela magari, però perché magari noi conosciamo la Fiorentina in un modo e ci ritroviamo una Fiorentina che magari chissà se la possa giocare però, più a viso aperto. Sì, forse so. Qualche... non credo. È perché essendo salva... Non credo che ce l'hanno proprio. Poi tra l'altro loro a volte mettono Castrovilli, mettono Bonaventura, quindi mettono qualità a centrocampo eppure giocano con la palla lunga. Quindi... No, comunque è assurdo che con l'organico che ha si sia ritrovata praticamente a dover lottare per la salvezza. Sì, fino alla fine. Cioè, fuori da ogni immaginario. Io me la immaginavo a lottare per l'Europa League e anche con dignità. Però organico costoso non sempre sinonimo. No, non costoso, sono elementi validi. Che molti sono nomi e nulla più, quello è il problema. Valerio! Sì, però... Amici, io se puoi un attimo chiudere le orecchie, tappare le orecchie ad Antonio, io nel ringraziarvi e salutarvi volevo dire che sto raccogliendo dei video brevi di 5-10 secondi per far rimanere Gattuso sul mio Instagram, Valerio Fluido. Non avrai Quindi, il Antonio, nostro. Tu non ascoltare. Mi stanno mandando...
tantissimi bei messaggi, ma anche se non per farlo rimanere, ma di ringraziamento per la stagione comunque che ha dato secondo me tanto e secondo molti tanto, in modo tale che Gattuso non lasci anche con quell'amaro in bocca che magari è rimasto solamente con le cose brutte. Ci sono molte persone che hanno comunque apprezzato il suo lavoro qui, non facile. Grazie Valerio, un Ciao abbraccio. Valerio. Ciao. Grazie, ciao Paolo, Emanuela. io. Ciao Valerio, piacere. Allora, io ho degli Piacere, vi spunti, conoscevate piacere di già? conoscerlo Ah, perché non è mai no, capitata con non ero Valerio. mai Ah. capitata con lui in diretta. Piacere, piacere, piacere. Dai, dai, passo parnelle, amabile. Amici bellini, abbiamo Gabe, era evidente, no? Già dal titolo, e quindi benvenuto, bentornato. Ciao Vale, grazie mille, un saluto alla tua fanbase, un saluto ai tifosi del Napoli, che lo sai quanto io stimi, una squadra con cui fa sempre piacere scontrarsi, anche perché di solito vengono fuori delle belle partite. Ultimamente per voi, visto l'ultimo 6-0, però diciamo, vediamo un po' questo giro. Ecco, spero sia una bella partita. Assolutamente sì. E dato che nel pre-partita si è parlato più di stampa, di presidenti, di vendita, eccetera, eccetera, io chiedo a te una mano per fare un'ipotesi di formazione per la Fiorentina. Ci saranno delle novità rispetto alla partita con il Cagliari, secondo te? Io credo che le novità vere le vedremo nell'ultima contro il Crotone per far magari giocare qualche giovane. Credo che domani Iachini voglia provare a giocarsi un risultato positivo, quindi metterà la migliore formazione. Credo che sarà Terracciano in porta perché Dragoschi sembra sia Sì. infortunato. In difesa saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres. Al Ok. centrocampo Pulgar al centro e credo Castrovilli e Bonaventura come contro la Lazio. Sulle fasce credo Biraghi, però Igor potrebbe insediare Biraghi. Di là Venuti sulla destra e poi davanti il duo Ribéry con Vlahovic, se Ribéry sta bene. Chiaro, chiaro, perché avevo questo dubbio su Caceres, terzo centrale, oppure sulla fascia, come alla fine ha giocato spesso a tutta fascia, e quindi invece Igor potrebbe poi spostarsi un po' più avanti. Come si dice, è un'ipotesi tattica un po' più difensiva rispetto a Biraghi? Sì, un terzino bloccato perché Biraghi, che molti offendono e pensano sia scarso, in realtà secondo me è un buon giocatore, però è vero che ha delle lacune a livello difensivo, mentre all'attacco è molto bravo. Secondo Biraghi me va. Igor perché ha visto Frankenstein Junior, appunto si dice Igor, è molto molto bravo in fase difensiva, può fare anche dei buoni cross in fase offensiva, però è più un terzino bloccato, Gran capito? fisico, gran fisico. Gran fisio, da bodybuilder e da buttafuori Mamma anche. mia, veramente. Gabe, allora io insomma la lasciamo breve così e ci spostiamo, ma invito gli amici Bellini a spostarsi poi sul tuo canale perché facciamo un approfondimento anche più lungo se vogliono continuare a parlare. Sono giornate di ansia perché ci stiamo giocando tanto, quindi ci spostiamo di là. Grazie Grazie a te, un saluto a tutti. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Niente poi più, dovete dai, praticamente basta, fare basta, sei cringe, quante tutte cose. le cose Mi belline. fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.